Ho sognato, questa è la passapolla che abbiamo fatto prima, 4 giorni, questa qua. Questa bisogna riposare un'oretta e mezz'oretta prima di lavorare. La bisogna mettere nel frigorifero per 15 giorni, no, non ci fa male. Allora, oggi facciamo noi la cassata a forno e prendiamo la ricotta che l'abbiamo fatto prima. Ricotta, per esempio, 1 chilo di ricotta, mezzo chilo di zucchero e un goccino di cioccolato. E si mescola così per farla diventare fina. Così. Se avete un setaccio, 1 chilo, la ricotta prima la passate nel setaccio, poi mettete di cioccolato e mescolate così. Così. Questa è crema di ricotta. Così. Dopo prendiamo una teglia per fare la cassata a forno. Si prende un po' di burro o di margarina e si passa. Oggi c'è con la spruzzo. Se no ricordate la bomboletta a spruzzo. E la passate qua. Bella la spruzzo con siccome noi non ce l'abbiamo, facciamo all'antica, così imbolliamo questa teglia, così, così tutta, ecco, si imbolla, questa è di castagno, abbiamo questa, no? Non abbiamo teglia, se facciamo vedere lì, quella è. Ecco, dopo si mette un po' di farina, così. Questa è come se fosse quello a spruzzo. Oggi lo vendono a bomboletta a spray, a spruzzo. Così. Si mette un po' di farina e si fa prendere dappertutto, così. È così, quella che avanza la portiamo. Gli scappano. Ecco qua, così. Così. A questo punto si prende la pasta spoglia, la pasta frolla e se ne taglia un pezzo. Così. Si lavora sempre. Così si attacca sotto, si mette un po' di farina, la tagliatore che abbiamo, il bastone che passiamo lo straccio, così, eccoci. Quando a questo punto si mette nella teglia, così. Quello che avanza si toglie, ecco, così l'importante è farla un pochettino più alta perché poi dobbiamo mettere, facciamo il bordo, così. Bello il bordo, bello alto, dove che manca che il tizio può aggiungere, così. Vedi? Se manca, si fa così e si aggiunge. Si porta così. Ecco. Ne facciamo due perché a questa frolla è abbastanza. Dopo si prende una forchetta e si fa queste cose qua. Vedi? Così. E si mette da qua. Prendiamo l'altro. Abbassato però. A questo punto quando sono
così le teglie, possiamo mettere la ricotta dentro. Così mettiamo la ricotta così. Questa è cassata a forno, se ce l'hanno. Mettiamo bella ricotta bella piena, perché non la mangiano un'altra da una casa, no? Una laccata. Ecco qua. Così. Facciamo pure questa. Ecco qua, mi stiamo guardando, salutiamo noi sempre le persone che ci scrivono dalla Francia, Messico, Bosco, da tutte le parti, il Signore Alleluia, che ci segue sempre, il Signor Seggio e tutti gli altri che non mi ricordo, Seggio del Corso della Ferma, attenzione, che ci siamo, ecco. A questo punto, quando è così, si copre. Si prende ancora un pezzo di pasta frolla, così. E si copre. Sempre mettiamo un po' di farina sotto che si lavora meglio. Così. Abbiamo il rasegnatore, il bastone, il rasegnatore, il bastone, mandate caffè che ci compriamo attrezzature. Ecco qua. Ecco qua. Ecco apriamo, così. A questo punto si toglie quella che è in più, così. Ora, importante è che si chiude bene, perché se non si chiude bene esce tutto di fuori. Ora vi faccio vedere, così il bordo lungo di altro, ecco qua, e si copre così, vedi? Il bordo deve essere bello chiuso, così si fa giro a giro, questo è importante, così, perché se non si chiude bene tutti i punti, così, a giro con pazienza, così. Piano, con pazienza, vedi, si stacca, vedi che c'è la ricotta qua, guarda qua, vedi, se non si chiude bene, dopo esce di fuori, l'importante è che si deve chiudere bene, così, ecco, vedi qua, così. Si gira sempre, bisogna essere attenti a non lasciare buchi, così. Una volta fatto questo si sistema. Il sistema è così, vedi? Qua c'è ancora ricotta, se non si riesce, che si prende un poco di pasta frolla, si schiaccia e si tappa il buco, così. Questo è molto importante, così.
Ecco. Vedete? Ora facciamo pure questa. Asciuga. E sempre facciamo questa che ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo. Oh. A questo punto si prende un uovo, si batte così, si batte e si passa nella pasta cruda, così, bello, così, e così. Questa si chiama pasta cruda. Per fare questo il lavoro. Con la pasta cruda si possono fare biscotti di tutte le forme che volete. Tanti tipi di biscotti. Così. Questo è cassato siciliano al forno. L'importante è, come ho detto io, la pasta cruda, come l'abbiamo fatto, che è buona quella. Quella è proprio l'ideale per farla a casa. Semplice. A questo punto siamo pronti per metterla a forno. Ecco qua. Questa che è rimasta. Potete fare dei biscotti, di quello che vuoi. Noi facciamo una specie di genovese, che ce le mangiamo pure noi, così, così, e mettiamo la ricotta dentro, così, e si chiudono così, sempre belle chiuse, devono essere belle chiuse, così, Così, se si fa sempre il buco, bisogna essere attenti, tappare il buco che non esce niente, così. Questa, tagliamo così, che ci vuole la rondella che non la trovo in questo momento, così. Ecco. Si fa un buco che si gira. E la mettiamo qua, così. La mettiamo qua. Se c'è il buco bisogna tappare sempre. L'importante è che chiusa bene. Così. E se passa sempre l'uovo. Perché nella pasta cruda si passa l'uovo. Così. L'uovo di sopra, così. Questo qua potete fare i biscotti come che volete, così, per esempio un biscotto di così. Le mette qua, biscotto così, mettiamo pure qua, come che volete, i rotondi, così schiacciati, così, sempre un po' di farina che, per lavorarle, così, c'ho qua, e c'ho qua, e questo non c'entra. O facciamo a metà, un pezzo qua e un pezzo qua. Passare sempre uno, così. Così. E così. Biscotti con il cemino, con il cioccolato, come volete fare i fa. A questo punto siamo pronti per metterlo a forno. Il forno si accende prima, che deve essere caldo, 180 gradi per 35 minuti bisogna cuocere. Adesso mettiamo a fuoco, così, uno, e due, così,
45 minuti, 180 grammi, 80 grammi, sicuro per le foglie, e ci vediamo dopo, quando sono cotte ci vediamo. Dopo 35 minuti a 180 gradi, il risultato è questo qua. E questo qua, dopo quando è fredda la girate, dovete uscire di qua, attenzione a non farla rompere, e metterla, non va solo così, metterla non va solo così, bastone così, mettere un po' di zucchero a velo sopra, un cucchiaio, una forchetta o un coltello, così, e si decora, così, bello, zucchero a velo per l'abbondante, così. Quando avete messo questo, basta togliere questo così, e questo così, e viene una specie di colazione. E adesso che è ancora calda, la possiamo ritagliare per chiudere il filmino. Ma questa qua domani è meglio ancora per mangiarla, perché è più fredda e si mangia meglio. E tagliamo una porzione per assaggiare che non c'è nessuno. Così e così. Una bella porzione e la mettiamo sul piatto. Vedi che ancora è calda, ancora è calda. A questo punto la cassata a forno siciliana è pronta, è pronto, è pisciato. Bene, da tutte. Alla prossima!